Allora, il punto qual è? Siccome ultimamente ci state bombardando su Instagram di domande chiedendoci consigli su cosa scrivo a questa ragazza, cosa scrivo a questo ragazzo, cosa devo fare in questa situazione per recuperare questa persona, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di selezionare alcune delle domande e rispondere con un video. Quindi abbiamo creato questo nuovo format che si chiama Butta Dentro. Quindi se avete domande da farci, andate sul nostro profilo Instagram, seguiteci se ancora non lo fate e poi buttate dentro una domanda. E ora cominciamo. Allora, abbiamo selezionato una domanda di, come si chiama? Un ragazzo che ci ha scritto si chiama Jack, adesso qui usciranno da qualche parte gli screen. Allora, ve lo leggo al volo. Praticamente è uscito 3 volte con questa ragazza, la prima volta aperitivo easy, la seconda volta era di sera, quindi hanno preso una bottiglia in un bel locale. Ok, dopo hanno fatto una passeggiata romantica in un parco. Al terzo appuntamento l'ha portata a cena fuori in un bel ristorante con tanto di autista. Ok, e dopodiché al terzo appuntamento è arrivato il primo bacio. Poi si sono sentiti i giorni successivi, lei era molto contenta, eccetera. Dopodiché si sono messi d'accordo per andare al cinema. Era tutto ok, solo che la sera prima lei le ha scritto: scusami, ma mi sa che domani sera non posso. Lui le ha risposto: ok, fai come vuoi. Dopo non si sono più sentiti. Lei è tornata a scrivergli dicendo: scusami, veramente, in questi giorni sono stata stra incasinata, tu come stai? Lui a questo momento deve ancora visualizzare e rispondere al messaggio. Bene, Jack, gli errori che hai fatto principalmente sono tre. Numero uno. Primi appuntamenti troppo impegnativi. Dal primo appuntamento che era un aperitivo easy al terzo appuntamento che è stata una cena romantica con tanto di autista privato. Capisci bene che se continuavi così al sesto appuntamento dovevi regalarle come minimo un diamante grande come una casa a questa ragazza. Il punto qual è? Che in poco tempo hai fatto dei passi da gigante. E infatti qui mi collego al punto 2, che è troppo investimento in poco tempo. E questo, Jack, è stato l'errore fondamentale. Le hai dato troppo e subito, non rendendoti più una sfida per lei. Soprattutto nei primi appuntamenti è il momento in cui devi farti conoscere da questa persona e devi conoscere questa persona. Perché sono belli i primi appuntamenti? Che c'è quell'alone di mistero che ci intriga e ci incuriosisce nell'altra persona. Quella sfida nel riuscire a conquistarla e capire se è compatibile o meno con noi. Scegliere il vestito, la giacca, la maglietta migliore che abbiamo perché vogliamo fare colpo. Perché no, magari anche farci desiderare in maniera sana da questa persona. E rendendoci così a nostra volta una piacevole sfida. È un po' un gioco di equilibri. Se io in una relazione o una frequentazione a questo punto do 80 e tu mi dai 20, alla lunga, appuntamento dopo appuntamento, questo ci rende prevedibili e noiosi. Fa spegnere quella fiamma, quel desiderio che avevamo creato fin dal principio. Numero 3. Hai sbagliato a gestire la logistica e la parte della chat. Quando ti ha scritto: guarda, domani non credo di esserci, nulla ti vietava di chiederle come mai. Ti si è rotta la macchina, è scappato il gatto, hai trovato una mappa del tesoro e quindi devi partire il prima possibile per la Cambogia alla ricerca della statua che rappresenta il guerriero leggendario di Stoka. Ok. Va bene, ma il fatto che non te l'abbia detto non significa che tu non possa chiederglielo. Capisco anche il perché tu non l'abbia fatto, perché probabilmente ci sei rimasto molto male per questo suo rinvio e quindi hai voluto dare una risposta molto distaccata. Ma il punto è proprio questo, che era un semplice rinvio. Lei semplicemente ha detto: guarda, sto giro non posso. Fine. E va bene, ci può stare. Tu semplicemente dovevi stare tranquillo, cercare di capire il motivo di questo rinvio e magari riorganizzarvi al meglio per un prossimo appuntamento e già fissare magari una data successiva, magari provocandola anche, scrivendo tipo: guarda, ok, capisco, bla bla bla. Comunque, visto che sto giro mi hai paccato tu, sappi che aspetto una tua proposta per uscire di nuovo e come minimo comprerai tu i popcorn sto giro al cinema. Ti avviso che mangio tanto. Tornare a scherzare con lei, provocandola e diventando così una sfida. Oltretutto, dopo il tuo ok come vuoi, è tornata lei a scriverti dopo un paio di giorni dicendo: guarda, sono stata molto incasinata, mi dispiace, non so cos'è adesso che ti ha scritto. Comunque, tu come stai? Qui dovevi prendere la palla al balzo, rialzarti e attaccare di nuovo. Invece no, non mi hai neanche visualizzato il messaggio. Mannaggia te, Jack. Ok,
Cosa puoi fare adesso? Allora, innanzitutto muoviti a scriverle. Anche un semplice messaggio del tipo ciao, come stai, che stai combinando, eccetera, eccetera. Anch'io sono stato straincasinato in questi giorni, non hai idea di cosa mi è successo, le racconti quello che ti è successo in questi giorni. Poi parlate del più, del meno, così da creare questa connessione che è andata persa in questi giorni che non vi siete sentiti. E quando arriverà il momento di chiederle di uscire, scrivi guarda, siccome l'ultima volta mi hai impaccato tu, adesso aspetto una tua proposta per uscire. Ma adesso occhio, cerca di dosare il tuo investimento nei suoi confronti e goderti ogni momento di questa conoscenza, perché vuoi conoscerla e non affrettare tutto e bruciare le tappe perché hai bisogno di conoscerla. C'è una sottile differenza, ma c'è. E questo è quanto, quindi bella Jack, grazie per il messaggio, sei un grande, mi raccomando, spacca tutto e continua a seguirci. Io sono Johnny e questo episodio di Butta Dentro finisce qua. E se avete domande, dubbi, avete situazioni particolari da risolvere e non sapete come fare, seguiteci su Instagram e scriveteci un messaggio. Selezioneremo i migliori e più interessanti per i prossimi video, quindi non siate timidi e butta dentro. Ciao!